Assessore Fisicchio, CUT o CAT, non per tagliare ma per tracciare un percorso di sinergia anche tra assessorati o perlomeno tra settori con competenze diverse e tracciare un nuovo percorso. L'integrazione tra vari elementi che sono poi di competenza dei vari assessorati sono sempre esistiti e continueranno ad esistere. Ovviamente tra lo sport, ambiente, territorio è diciamo, la migliore integrazione che possa esserci. Quindi oggi parte questa iniziativa, che è un'iniziativa molto, molto importante perché significa far conoscere i propri patrimoni, le proprie bellezze, il proprio territorio, la qualità del proprio territorio a più persone e quindi la conoscenza, spendere quello che è culturalmente l'identità di un territorio è fondamentale. Farlo all'interno di un parco che è di costituzione antica, seppur travagliata, è ancora meglio. Quindi voglio dire, abbiamo degli elementi importanti in questa iniziativa che mette in moto la promozione dello sport, ma la promozione delle bellezze del nostro territorio. Come dire, una sorta di testimonianza per raffermare ancora una volta la pluralità di un territorio come, di una regione come la Puglia, Castellaneta che va al di là di Rodolfo Valentino e che come tutta la Puglia ha più sfaccettature da proporre nel suo mosaico. Ma la Puglia è un territorio che non scopriamo noi pugliesi, seppur siamo appassionati dal nostro territorio, ma ormai è risaputo, è una bellezza inesauribile e ha una complessità nel proprio territorio abbastanza vasto, con patrimoni importantissimi dal punto di vista culturale. Addirittura nelle province ci sono identità culturali diverse in ogni provincia del nostro territorio. Ecco, quindi credo che riuscire a valorizzarle e farle conoscere tutte sono momenti importanti che noi dobbiamo impegnarci a farlo, perché molto spesso noi stessi pugliesi non conosciamo le nostre bellezze. Buon lavoro! Grazie a voi.